La signora ha commesso sicuramente una cosa che non doveva fare, l'ha fatto in buona fede, è un'ingenuità. Mi sembra che si sia però montato una montagna, costruita una montagna su un qualche cosa di molto relativo. Io devo dire, ho visto altre cose durante questa campagna elettorale, però quando mi sono accorta che si diceva il non vero, mi sono limitata a telefonare o a scrivere a chi aveva detto il non vero, per fare le correzioni senza denunce, senza minacciare interrogazioni parlamentari e chissà che cosa. Io credo bisogna riportare tutto nei binari di una serenità e di una tranquillità. La signora ha ammesso di aver sbagliato, ha chiesto scusa, l'ha fatto addirittura prima che partisse tutta la polemica, ora l'ha fatto ufficialmente, direi che il caso è chiuso a questo punto.